Buonasera, siamo nell'azienda agricola Le Favate nel comune di Escea, insieme a Umberto Vezzoli e a Elvira Licusati. Elvira, io ti volevo ringraziare perché oggi sono particolarmente emozionato perché io sono nato da Scea e quindi per me oggi questa tappa rappresenta un percorso importante e sicuramente la tua azienda è una delle nostre eccellenze nel territorio del Cilento. Grazie ancora oggi per l'ospitalità e per la ricetta che ha presentato il nostro chef Umberto Vezzoli. Sì, qui nell'azienda dove le erbe hanno un carattere, l'olio pure, il vino ha il suo, vero, autentico. Grazie, Elvira. A voi, grazie. Bene, eccoci qua. Ora siamo qui proprio nel cuore del Cilento, quindi nel terreno dove le erbe crescono perfettamente bene, le verdure, i vegetali. Abbiamo un terreno straordinario dove crescono in tutta la loro semplicità e i loro profumi, gli aromi, le erbe aromatiche. Oggi faremo un piatto proprio qui, con dei peperoni proprio che crescono in questa zona, tipici, un uovo appena colto dal pollaio, una fetta di pane, delle erbe molto fresche e quindi faremo proprio un piatto molto 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 semplice che potrebbe anche essere una colazione, l'inizio di una giornata, qui in questa valle, l'inizio di una giornata con un uovo appena colto, le erbe fresche ancora bagnate dalla rugiada. L'inizio di una grande giornata, di una dieta mediterranea. Ci vediamo in cucina. Eccoci qua, siamo ritornati in cucina. Queste sono le erbe che abbiamo trovato nell'orto di prima. Come dicevamo, una colazione buona, genuina e sana. Siamo nell'azienda agricola Le Favate di Terradura. È una piccola frazione del comune di Ascea, quindi qui è dove proprio nasce perfettamente tutto. Mi dicono che favate vuol dire abbondanza, l'abbondanza degli aromi, dei profumi. Quindi io intanto vado a tritare le erbette. Come dicevamo, facciamo un bel uovo bollito in camicia con questo pane fatto da Raffaella, che è qui dietro di me, questi peperoni. Come si chiamano questi peperoni, Raffaella? Friarielli, mi ha detto, sì signora. Uova di gallina appena colte, ancora calde, olio di oliva, semplice, acqua, aria, profumi e aromi. Qui, in questa valle, straordinariamente perfetta. Facciamo proprio una piccola salsetta proprio di erbe aromatiche, tritate anche grossolanamente, perché così danno meno acidità e più le erbette fresche si tritano, qui in questo caso di clorofilla, più diventano scure, cambiano di colore, diventano amare. Invece qui le lasciamo integre nel suo sapore, diciamo nella sua genuinità pura. Ora, come vedete, vortice di acqua calda con leggermente acidulata, l'uovo centrale, quindi lui si fa questo uovo in camicia, piano piano, lui cuoce, fermiamo l'acqua, il vortice e
5 minuti di cottura così leggera e dopodiché lo togliamo e lo facciamo asciugare. Quindi queste sono le uova in camicia, degne di una vera colazione mediterranea. Abbiamo le nostre uova, vedete che proprio sono palline perfette, la camicia è fatta bene. Ora olio d'oliva, saltiamo proprio velocemente così a freddo questi peperoni, piccoli peperoni. Sale grosso, così proprio molto rustico. Incoperchiata e diamo proprio un colpo velocissimo di cottura. Ecco qua i friarielli che stanno piano piano cuocendo. Eccoci qua, togliamo dalla pentola. Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe all'interno della salsa con le erbette. Praticamente facciamo una bruschetta un po' diversa da quello che può essere il solito condimento. Qui ci mettiamo proprio una bruschetta di inizio di giornata, bella nutriente, bella corposa. Quindi andiamo a tagliare fette di pane, tritiamo leggermente questi piccoli peperoni gustosissimi. Quindi adesso componiamo leggermente la bruschetta, questo pane casereccio fatto bene. Appoggiamo sopra questi friarielli qua fatti bene. Molto, molto semplice, però vi assicuro, gustoso, perché in questa zona, in quest'area, in questo parco, come già vi ho spiegato nelle puntate precedenti del Teatro del Gusto, qui devo dire che è molto facile cucinare, perché i prodotti sono naturali, unici, autentici, quelli veri, quindi hanno un profumo, un aroma e un gusto vero. Quindi eccolo qua, 1, 2, ci mettiamo le erbette con l'olio d'oliva sopra così, appena appena. Quindi proprio un bel crostino di inizio di giornata. E che dire, buona colazione o buon breakfast? Io direi buona colazione, grazie. Thank you.